Sabrina ha una vita da sogno, un marito che ama, un lavoro che si è scelto, una bella casa. Eppure questa vita perfetta riceve una svolta inaspettata. In un solo momento tutto sembra crollarle addosso, ma quella che sembra essere la fine, in realtà è l'inizio di una nuova esistenza, fatta di sacrificio, di fatica, ma anche di ispirazione per tanti altri. Cosa facevi nella vita di prima? Allora, nella vita di prima ero un architetto, avevo un negozio di mobili e ero in giro spesso per il mondo, adoravo andare a fare viaggi in località tropicali. E poi cosa è successo? Poi niente, nel 2007 quella vita che avevo costruito è crollata. In un solo istante, l'istante in cui mio marito si è tuffato nel lago assieme agli amici e è riemerso dall'acqua tetraplegico. Tutto quello che avevamo imparato a fare prima non era più utilizzabile. Io mi sono ritrovata ad essere la sua badante, come se mi avesse portato via tutte le energie che avevo, per cui io avevo bisogno poi di trovare degli spazi miei, di fare qualcosa, ma non mi era possibile farlo. Per far sì che lui non si sentisse più disabile di quello che già era, io dovevo far finta che questa situazione andasse bene. Ho retto forse un paio d'anni, poi non volevo più soffrire e per cui ho spento un po' tutti gli interruttori, no? E mi sono trasformata in un robot. E Davide ti vedeva spegnerti? A un certo punto a lui forse interessava poco di quello che provavo io e viceversa. Spesso le famiglie non reggono una tragedia del genere, tu però sei rimasta. Vabbè, io mi sono sposata per amore, per cui ero innamoratissima di mio marito e questa cosa mi ha aiutato tanto. E poi arriva un giorno. Tu eri già stanchissima. Vabbè, eravamo in un periodo molto buio e abbiamo deciso di andare a fare una gita fuori porta e siamo andati a Nizza. E a un certo punto arrivo sul promontorio, no, della promenade e rimango colpita da qualcosa, da uno strano movimento. Per cui decido di andare a vedere. E l'immagine che vedo, cioè, mi lascia senza fiato. Di fronte al mare vedo tutte queste persone schierate come tanti soldati, no, con le loro divise nere. Suona questa sirena e vedo tutti questi personaggi che all'unisono corrono e si tuffano in questo mare grosso e cominciano a nuotare. E io in quel momento è come se fossi stata investita da un'onda e mi fossi risvegliata da questo stato, no, catatonico in cui ero caduta. Quando li ho visti ho detto, cioè, no, ma io voglio diventare come loro, voglio diventare un supereroe, così sono in grado di tornare a casa e di affrontare tutte le difficoltà della mia vita e le difficoltà della disabilità. Se questo è l'Ironman, voglio diventare Ironman. Avevi corso, avevi un po' nuotato, ma bisogna andare anche in bicicletta per fare l'Ironman. E tu la bicicletta la conoscevi poco, possiamo dirlo. Sì, no, non ce l'avevo proprio. Cioè, la bicicletta sì, ho imparato da bambina, anche cadendo. Però la bici da corsa era un ostacolo insormontabile, cioè solo il pensiero di rimanere anche agganciata con le scarpette, questa cosa un po' mi spaventava. Quando sei tornata in hotel hai dovuto dire a Davide, il mio sogno è questo. E lui mi ha guardato come per dire, ma questa è impazzita. Non ha mai provato a dissuaderti da questa idea, che può sembrare pazza detta così. Sì, nel momento in cui ho trovato poi la squadra e ho cominciato ad allenarmi seriamente, lui si è messo proprio di traverso, non voleva assolutamente. E temeva che questa cosa ci potesse allontanare. Quando è che ha vinto questa diffidenza? Nel momento in cui ho fatto il mio primo mezzo Ironman e lui si è reso conto di quanto lo sport avesse proprio aiutato il nostro rapporto. T'ha visto cambiare? È stato un cambiamento mentale, no? Ho cominciato a pensare che tutte le difficoltà le avrei potute superare. Nel momento in cui io ho disputato il mio primo mezzo Ironman, lui ha deciso che avrebbe ripreso in mano la sua vita. Ha ripreso la patente, ha ricominciato a lavorare. E mentre pedalavo mi sono resa conto che tutta la rabbia che avevo provato nei confronti di questo destino che si era preso gioco di me, in realtà era stata sostituita da una sorta di gratitudine, no? Io ero grata alla vita perché avevo avuto questa seconda possibilità. E quindi tu hai visto, se riesco a fare questo per mio marito, forse posso farlo anche per gli altri. Ho deciso che avrei supportato chi si occupava di disabilità e avrei cominciato a raccontare la mia storia, una storia che ho tenuto celato per tanti anni perché un po' mi vergognavo, non volevo che la gente mi compatisse. Ho avuto la possibilità di fare qualcosa di impensabile, qualcosa che forse non avrei avuto il coraggio di fare se non mi fosse accaduto questo incidente. Non è stato solo più un impegno sportivo per te, l'hai trasformato in qualcos'altro.
Sì, io praticamente cercavano di dare un senso a quello che era accaduto e il senso che volevo dargli era quello di aiutare gli altri. Per cui ho progettato delle piccole imprese ciclistiche, ho pedalato fino a Santiago de Compostela partendo da casa con l'obiettivo di sostenere proprio una raccolta fondi a favore di una fondazione che si occupa di bimbi. Per cui di bimbi disabili e che sostiene i bimbi e le loro famiglie. E poi c'è qualcuno che ha deciso di pedalare con te. Ho cominciato nel 2018, ho coinvolto all'incirca un centinaio di persone. Ogni anno facciamo dai 2 ai 3 giri e vengono persone disposte a mettersi in gioco e anche a superare delle proprie difficoltà, perché ha pedalato con me gente con problemi di cuore, gente che stava affrontando la chemio. Quando ti accadono queste cose, aiutare gli altri aiuta prima di tutto te stesso. Sei riuscita a salvare il tuo matrimonio, a dare una nuova prospettiva a tuo marito. Hai fatto degli Ironman, hai fatto migliaia di chilometri in bicicletta. Qual è la nuova sfida? È quella di portare, accompagnare i bambini a praticare sport. Io sono padre, abbiamo dei figli e sono ipersedentari. Come fai a strapparli dai videogiochi, dalla noia, dai pomeriggi passati sul divano e a portarli a correre e a pedalare? Beh, propongo delle sfide sportive. Mi aspettano, io ho tutti questi bambini anche al lago, no? Quando arrivo, che la prima cosa che mi chiedono è quando è che facciamo una gara di triathlon, quando è che ci porti in bicicletta? Cosa ti piacerebbe fare nel prossimo futuro? Ma nel prossimo futuro magari avere anche proprio squadre di bambini, no? Che cominciano a pedalare, perché no?